motivo però per cui abbiamo deciso di rinnovare un nuovo appuntamento contro l'ipersfruttamento idroelettrico è perché vogliamo dare un segnale che le persone che stanno lottando contro questo sfruttamento non stanno mollando. E abbiamo voluto allora lanciare a un anno dall'ultima marcia, cioè quella della Valle del Mis, un altro appuntamento, non più però nella Valle del Mis, ma questa volta in una zona insomma limitrofa, che è quella dell'Agordino, che è una zona, e poi altri spiegheranno meglio di me, che sta subendo anch'essa degli attacchi per la costruzione di nuove centrali idroelettriche. Il senso di questa manifestazione è il fatto che con noi cominciano a aggregarsi delle realtà, dei gruppi, dei comitati che nascono, che come noi lottano contro lo sfruttamento idroelettrico e si sono così aggregati in questa battaglia in questi anni. Per cui il grande senso di questa manifestazione è cominciare a far sì che questi nuovi gruppi che stanno nascendo a fianco a noi trovino un momento per ritrovarsi tutti insieme. Tanto è vero che abbiamo voluto costruire questa manifestazione, e tra gli organizzatori di questa manifestazione non c'è soltanto il Comitato Acqua Bene Comune, ma ci sono anche le associazioni di pescatori dell'Agordino, c'è il Comitato per la salvaguardia della Valle di San Lucano, le Canne Blu di Agordo, l'Associazione Pescatori Val Sarzana e il Comitato Usi Civici di Tiser, e infine il Comitato Zoldano Acqua Bene Comune, che sono delle realtà che sono nate autonomamente in questi anni e che abbiamo incontrato nel corso di questo percorso di lotta. Questo cosa significa? Significa che, a differenza di 5 anni fa, quando il Comitato Acqua Bene Comune ha iniziato a occuparsi di queste tematiche, dopo 5 anni quello che abbiamo seminato, il lavoro che abbiamo fatto, ha prodotto anche un consenso via via sempre più largo. Non solo in Agordino, ma anche in altre aree della provincia stiamo vedendo che continuano a nascere gruppi che lottano su queste tematiche. A Lamon, non ultima, insomma, il fatto che i cittadini di Lamon sono riusciti a bloccare una centralina da quelle parti. Abbiamo visto a Quero come stanno raccogliendo firme per centrali idroelettriche anche su quel territorio. Per cui l'obiettivo di questa manifestazione è di aggregare tutte queste nuove realtà a cui chiediamo di aderire e partecipare, e di venire con noi in Agordo per il 28 luglio, a un anno dalla manifestazione Val del Mis, per fare una grande manifestazione che abbiamo voluto chiamare Come un fiume per i fiumi. Io non mi addentro molto alle questioni tecniche, ormai le sapete, insomma sapete benissimo la situazione che abbiamo di ipersfruttamento, e lascio io la parola anche agli altri, perché ci saranno numerosi interventi, e la lascio subito a Corrado Campidel. Siamo qua davanti perché ci aspettiamo che esca qualcuno da queste porte, no? Cioè, sembrava che anche per la Valle del Mis ci fosse in ballo, sembra, ma ci sarà anche, chi lo sa, un'indagine della Procura, vabbè, Palazzo... però non ne sappiamo niente, no? Lì è stato dimostrato, sembra dimostrato in maniera palese, che si stava lavorando contro le leggi dello Stato, leggi disattese, come ben sapete. Adesso, a distanza di 8 mesi dalla famosa sentenza della Cassazione, la Valle del Mis nulla è cambiato, siamo ancora a come eravamo un po' di mesi fa, anzi sono stati tolti i cartelli segnaletici di cantiere, perché cantiere non è più. Abbiamo una situazione di disastro. La regione, poi, tanto solerte a dare le autorizzazioni, in questo momento è latita, non riusciamo a capire cosa faranno e per quanto dovremmo tenerci in una situazione del genere. Questo ci preoccupa per quello, e quello lì abbiamo l'esempio palese di come vanno le cose, e ci preoccupa anche per tutte quelle altre centrali che stanno facendo e che stanno continuando a autorizzare, che sono centrali che un domani, finita il motivo economico, quando non staranno più in piedi, molto probabilmente ce le troveremo lì sul groppone.
anche adesso in Valle del Mis ci sarà il problema di mettere a posto. Chi metterà a posto? Metterà a posto l'impresa o metterà a posto la regione? Ma la regione metterà a posto con chi? Con i soldi nostri? Con i soldi pubblici? O andranno a toccare i conti correnti dei funzionari che poi hanno a suo tempo autorizzato cose che non avrebbero dovuto autorizzare? Questa è un po' la sintesi. E credo sia giunto il momento che la gente capisca che bisogna muoversi e farsi vedere, essere presenti, perché basta anche la presenza, insomma, per far capire che le cose non possono funzionare in questa maniera. Sono passati i termini per il ripristino ambientale, quindi gli organi competenti avrebbero dovuto, come dire, iniziare quel percorso di ripristino del cantiere. Questo non è fatto. Dico a nome del comitato, lo dico senza provocazione, ma è una decisione che abbiamo assunto in comitato, quindi non lo dico come una buttata. La nostra intenzione è che se entro breve non iniziano a ripristinare quell'area, noi andremo a iniziare noi il ripristino, cioè andremo noi a iniziare lo smantellamento del cantiere, perché lì si dovrebbero aver già iniziato i lavori di ripristino, e lo diciamo con cognizione di causa davanti al Palazzo di Giustizia, in modo tale che poi dopo non ci vengano a dire che facciamo atti che non rispettano la legalità quando noi andremo a ripristinarla. Fermarmi sulla Valle di San Lucano, che è una valle che si estende dal paese per 7 chilometri, è di origine glaciale, una tipica valle alpina che è rimasta integra nel suo aspetto sia naturalistico che ambientale che paesaggistico, ma è rimasta integra anche sotto il profilo urbanistico. La valle è sottoposta a una zona SIC, è una zona ZPS e per ultimo è stata individuata come patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Nella valle ci sono tre impianti storici, che definirei storici perché sono stati fatti negli anni 30. Uno è di proprietà del comune, un altro è di proprietà di un'azienda privata e poi c'è un'opera di presa dell'Enel. Perciò in valle credo che dal punto di vista dello sfruttamento idroelettrico non ci manchi niente. A questi tre impianti si sono sovrapposte ulteriori quattro altre nuove richieste che su una valle di 7 chilometri andrebbero verrebbero fatti un impianto idroelettrico al chilometro. Allora questo determinerebbe sicuramente un impoverimento della valle e un depauperamento della valle, perché non ci sarebbe più acqua che scorre sul gretto del torrente Tegnas, ma verrebbe incanalata sicuramente tutta nelle condotte forzate.